Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo qui con un video dopo tantissimo tempo, motovlog vero e proprio, senza interruzioni con la macchina fotografica. Insomma, il motovlog come un bel po' di tempo fa. Come avrete visto da titolo, è un video accattivante, un video molto importante soprattutto per me. Mi sono preparato qui un foglietto con tutti i punti da toccare, perché sono troppo stupido per potermeli ricordare e me li scorderei di sicuro. Quindi partiamo con il primo punto. Perché questo titolo? Questo titolo perché nell'ultimo periodo, più precisamente nell'ultima settimana, quasi due settimane, non ho pubblicato video sul canale. Tanti di voi mi hanno chiesto il motivo di questa cosa, quindi il motivo per cui non ho pubblicato video sul canale. Alcuni mi hanno accusato di voler chiudere il canale, altri mi hanno accusato del fatto che io non abbia più voglia di fare video sul canale per via della modalità con restrizioni, dei casini che ci sono stati con YouTube, che praticamente tutti saprete. Insomma, mi avete chiesto comunque praticamente tutti nell'ultimo video in special modo quando ricomincerò a fare video e soprattutto perché non vi sto portando video. Dovete capire ragazzi che quando uno deve registrare un video, specialmente in moto, ha bisogno di tanto tempo. Ha bisogno che il tempo meteorologicamente parlando sia bello, perché se il tempo non è bello semplicemente la GoPro mi si rompe, in quanto devo tenere alcune porte tipo quella del microfono aperte. Quindi se l'acqua ci dovesse entrare, addio GoPro e quindi addio video, o comunque addio portafogli. E soprattutto bisogna avere la moto nel luogo in cui ci si trova. Ad esempio, io la scorsa settimana, ragazzi, sono stato in vacanza, sono stato a Venezia, come molti di voi sapranno, sono stato riconosciuto anche da un bel po' di persone anche là. E naturalmente, essendo stato in Venezia, quindi in vacanza con la mia famiglia per una settimana, in quel lasso di tempo non avevo la moto con me e non avendo preregistrato dei video non ho avuto modo di portarveli sul canale. Mi sembra un ragionamento molto semplice, nulla di particolarmente complesso, quindi immagino che tutti mi possiate capire. Poi sono ritornato domenica sono ritornato abbastanza presto perché avevamo anticipato il treno. Ho registrato un bel video, ossia questo qui, fondamentalmente l'avevo già registrato, ma come un vero stupido mi ero assolutamente dimenticato di accendere la GoPro. Almeno io ho cliccato, la GoPro non si è accesa, questa è la verità. E quindi fondamentalmente non ho registrato tutto quello che ho detto. Quindi ho fatto 2 ore di giro in moto senza averne anche registrato. E se vi state domandando dove sto andando, cosa sto facendo, perché non sto superando sta macchina davanti a me, sto andando a casa di una mia amica e qui davanti c'è corno in macchina, quindi lo devo seguire perché non so la strada per andare da questa mia amica. Sono qui insieme a Pietro. Madonna, un bel TM. Tanta roba. Tanta roba. No! No, mi è volato via il foglietto. Mi è volato via il foglietto! No! E adesso cos'è che vi dovevo dire? Merda. Quindi insomma, il motivo per cui non ho pubblicato video in questo lasso di tempo è che in primis sono stato in vacanza, e come seconda cosa, dopo essere tornato, dopo aver fatto il fail di non aver registrato il video, sono stato altri 3 giorni qua a Bergamo, ma ha piovuto di brutto tutti e 3 i giorni. Quindi non ho avuto modo di registrare in questi giorni per i motivi che vi ho detto in precedenza. Quindi la risposta alla domanda: chiudo il canale? Assolutamente no. Però voglio fare una precisazione. Ormai siamo in vacanza, la scuola è finita oggi per tutti. Di conseguenza capite da soli che andrò in vacanza, avrò più tempo per registrare video, ma ripeto, andrò in vacanza. Questo significa che nel periodo in cui non sarò in vacanza, quindi nei primi di giugno e comunque anche verso fine giugno, inizio luglio, credo, perché non so benissimo quando sarò in vacanza, registrerò una sfracca di video in modo tale da potervi portare quasi uno al giorno, comunque più frequentemente rispetto al solito. Negli altri giorni invece in cui sarò in vacanza cercherò di preregistrarmi dei video e portarveli comunque sul canale, senza andare a, diciamo, lasciare il canale con buchi e senza video per troppo tempo, come è successo nell'ultimo periodo per un mio errore. Poi voglio ringraziare l'azienda Premier Helmets che mi ha inviato 5 caschi, 3 da cross e 2 open face, quindi per farvi capire lo stile di quali della Vespa. È stata veramente gentilissima, mi sono trovato bene con questi caschi. Calcolate che ho deciso di sostituire
loro caschi a quelli che utilizzavo in precedenza. Infatti in questo momento sto utilizzando un loro casco. Il link dell'azienda ve lo lascerò in descrizione. Mi hanno appunto inviato questi 3 caschi da cross e 2 caschi da utilizzare con la Vespa, dato che, come saprete, mio fratello ha una Vespa che spesso utilizzo anche io per se devo fare comunque dei viaggettini molto corti, tipo da casa mia alla mia scuola. Almeno non devo stare a scaldare questa moto qua, ma posso prendere una moto e arrivare molto velocemente a scuola. Un'altra domanda che mi fate sempre è: mi saluti? Voglio fare chiarezza una volta per tutti a questa domanda. No, non vi saluto, perché sono una merda assurda, non saluto nessuno. No ragazzi, dovete collegare un attimo il cervello prima di accusarmi di troppe cose. Ciao conno! Ah, stiamo prendendo la statale, è bella zì. Dai pie che grippiamo. Mi saluti? No, perché sono una merda? No, per il semplice motivo che dovete calcolare che sono il più grande youtuber in Italia di motovlog. Ho tanti iscritti, più di 170.000. A proposito, vi devo ringraziare perché siete davvero tantissimi. E soprattutto dovete anche calcolare che ricevo ogni giorno centinaia e centinaia di richieste del tipo "mi saluti?" E insomma, domande che mi vengono poste troppo frequentemente. E se dovessi stare dietro ad ognuno di voi che mi chiede "mi saluti", mi ritroverei a fare un intero video, anzi non un intero video, interi video da tanti 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 minuti, nei quali fondamentalmente dico solamente ciao a Mario, ciao a Giuseppe, ciao a Francesco. Insomma, diventerebbe veramente un insieme di contenuti di merda che mi farebbe fallire il canale, perché farebbero semplicemente cagare. Quindi il discorso in sintesi è che o saluto tutti oppure non saluto nessuno. Se vi salutassi tutti, probabilmente, vi ripeto, il mio canale diventerebbe una merda. Se salutassi solamente una o due persone, tutte le altre centinaia mi verrebbero a dire frasi del tipo "perché hai salutato loro e a noi non ci hai salutato", e insomma inizierebbero a litigare tra di loro, inizierebbero a litigare anche con me. Non voglio questi casini per una stupidata del tipo "mi saluti". Quindi la decisione più intelligente, che poi alla fine è la decisione che hanno adottato il 100% degli youtuber italiani che hanno dei numeri abbastanza grossi, è quella di non salutare nessuno, perché appunto se no si scatenerebbero un sacco di problemi. Per quanto riguarda il resto, ragazzi, io vi voglio ringraziare per i numeri che stiamo raggiungendo, che stiamo raggiungendo anche su Instagram, dato che sto crescendo sempre di più. Mi raccomando, seguitemi tutti, mi chiamo Eddie Ianno, ed entrate nel mio canale di Telegram, che è molto importante, molto più importante di qualsiasi altro social network, fidatevi, perché ci posto contenuti in anteprima e soprattutto vi do la possibilità di sapere quando pubblico video. E niente, dopo questo discorso importante iniziamo a fare un po' di scemistrada, perché non è abbastanza ignorante questo video. Credo di aver toccato tutti i punti, se solo non mi fosse volato via il foglietto, perché sono troppo scemo. Sto cercando di fare un attimo mente locale, vi ho detto tutto, vi ho spiegato il titolo, che i più ignoranti mi diranno che è clickbait, ma vi dico informatevi prima di parlare ed accusare. Per quanto riguarda 125, ragazzi, ho fatto la mia scelta. 99,99% mi prenderò un bel TM SMR 125, quello del caro Bizzi. Io il 17 giugno, quindi tra pochissimi giorni, compierò i 16 anni, avrò la possibilità quindi di fare la patente, ma non credo la farò subito, perché comunque inizieranno le vacanze, ho tante cose da fare nell'ultimo periodo, quindi la farò diciamo tra un po' di tempo. Fatemi sapere, ragazzi, che cosa ne pensate riguardo al fatto del "mi saluti, non mi saluti", insomma cagate varie, e dal fatto del portarvi contenuti con la pioggia, in quanto a me personalmente piacerebbe portarvi dei gameplay di qualche gioco di motocross, quindi sempre riguardante alle moto, che è l'argomento principale del mio canale, sulla PlayStation 4. Quindi mi viene in mente MXGP3, che però ha una grafica che a parere mio fa veramente cagare, quindi se vi dovessi portare MXGP probabilmente vi porterei il 2, o comunque altri giochi che vi chiedo di consigliarmi sempre qui sotto nei commenti. Fatemi sapere davvero su questa cosa, perché ci tengo parecchio, è una cosa molto importante. Io, ragazzi, mi scuso per i contenuti di questo video.
dal punto di vista, cioè proprio di video, non di quello che vi ho detto, in quanto da quel punto di vista erano molto importanti. Ma sto puntando a casa di questa mia amica e nulla, non è nulla di che come registrazione video. Vi ringrazio comunque per averlo visto, vi invito nuovamente a seguirmi sui miei vari social network. Ci rivediamo in un prossimo video, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e adios.